In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria sede sapientiae, ora pro nobis. Carissimi fedeli, prosegue la vita di San Benedetto scritta da San Gregorio Magno, Papa. Secondo episodio. L'eremita perduto e ritrovato. Benedetto raggiunse una grotta in un luogo deserto chiamato Subiaco, distante da Roma circa 40 miglia, cioè 70 chilometri. Ricco di fresche e limpide sorgenti, che dopo essersi raccolte a formare un grande bacino, scorrono giù in torrente. Mentre fuggendo si dirigeva in quel luogo, Benedetto incontrò un monaco di nome Romano, che gli chiese dove andasse. Conosciuta l'intenzione del giovane, Romano non solo tenne riservata la cosa, ma anche gli prestò aiuto. Gli impose il santo abito monastico, e per quanto gli fu possibile, provvide alle sue necessità. L'uomo di Dio, giunto a Subiaco, si chiuse dunque in un'angustissima grotta e per 3 anni vi rimase ignorato da tutti, tranne che dal monaco romano. Questi viveva in un monastero non lontano, sotto la regola del padre Adeodato, ma l'amore per l'osservanza monastica non gli impediva di allontanarsi furtivamente di tanto in tanto dagli occhi del suo abate per portare a Benedetto, in giorni stabiliti, quel poco di pane che riusciva a sottrarre alla propria razione. Non vi era però un sentiero che dal cenobio di Romano conducesse alla spelonca di Benedetto, poiché su questa incombeva un'altissima rupe. Perciò Romano soleva far scendere il pane dalla rupe servendosi di una lunga fune, alla quale aveva anche attaccato un piccolo campanello, perché l'uomo di Dio, avvertito dal suono, uscisse a prendere il pane al momento in cui Romano glielo portava. Ma un giorno l'antico avversario, non sopportando che uno usasse carità e l'altro si nutrisse, quando vide scendere il pane con la corda, gettò un sasso e ruppe il campanello. Romano, tuttavia, continuò a compiere il suo servizio, trovando altri opportuni accorgimenti. Quando a Dio Onnipotente piacque ormai concedere a Romano riposo dalla sua fatica e manifestare agli uomini la vita esemplare di Benedetto, perché la lucerna posta sul candelabro illuminasse tutti quelli della casa, apparve in visione a un prete che abitava un poco più distante. Questi aveva preparato il suo pasto per la festa di Pasqua. Il Signore gli disse in visione: «Tu hai pronto un buon pranzo, mentre il mio servo che sta in quel luogo deserto è tormentato dalla fame». Il prete subito si alzò e si diresse in quello stesso giorno di Pasqua verso la località indicatagli, portando con sé le vivande che si era preparate.
Cercò l'uomo di Dio per dirupi, per valli e anfratti, e finalmente lo trovò nascosto nello spreco. Pregarono insieme, benedicendo il Signore Onnipotente, e sedettero in dolce conversazione sulla vita del cielo. Poi il prete, che era venuto, disse a Benedetto: Alzati e prendiamo cibo, perché oggi è Pasqua. So che è Pasqua, rispose l'uomo di Dio, perché ho avuto in sorte la gioia di vederti. Egli infatti, lontano com'era dal consorzio umano, non sapeva che in quel giorno ricorreva la solennità pasquale. Il santo prete però insistette: Oggi è proprio il giorno della resurrezione del Signore. Non è bene per te digiunare. E io sono stato inviato appunto per questo, perché insieme ci nutriamo dei doni del Signore Onnipotente. Mangiarono dunque, benedicendo il Signore. Terminato il pasto e il colloquio, il prete fece ritorno alla sua chiesa. In quel medesimo tempo, anche alcuni pastori scoprirono Benedetto nascosto nella grotta. Avendolo intravisto coperto di pelli tra i cespugli, lo avevano creduto un animale selvatico. Ma quando si accorsero che egli era un servo di Dio, molti di essi passarono dal livello di vita dell'uomo animale alla grazia di un vero fervore religioso. Il nome di Benedetto divenne perciò a tutti noto nei paesi vicini, e già fin da allora egli incominciò ad essere cercato da molti, i quali, mentre gli portavano il nutrimento per il corpo, dalla sua bocca ricevevano in cuore il cibo per la vita dello spirito. Sia lodato Gesù Cristo. Sante Pater benedicte, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.